ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voi avrete già intuito dal titolo, ma io sono emozionatissima perché oggi proverò per la prima volta le lenti a contatto, in particolare quelle colorate. Appunto, premessa, io non ho mai indossato lentine di alcun tipo, quindi oggi per me sarà un po' una sfida, ma onestamente non vedo l'ora di vedermi con un colore di occhi diverso. Cambierà qualcosa? Probabilmente no. Mi staranno bene? Forse nemmeno, ma questo lo scopriremo. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare Miss Lens, che è il brand che mi ha lasciato da provare appunto le loro lenti a contatto. Packaging super carino. Ne manca uno e già in realtà le avevo unboxate, le avevo spacchettate, ma adesso vi faccio vedere comunque nel dettaglio. Il brand è appunto questo qua, Miss Lens, che vi lascio taggato nell'info box, e vi lascio anche il codice Jess, che qualora appunto vogliate dare un'occhiata vi garantirà il 20% di sconto, quindi... Si tratta di un brand che è in campo dal 2020 ed ha un sacco di lentine per trucchi particolari, per Halloween, più naturali, di ogni tipo. E io ne ho scelte 5 che amo. Ovviamente sono delle lentine annuali e qua in alto si è riportata la data di scadenza nel caso in cui non si aprono appunto prima. Per esempio queste qua, le più particolari secondo me, sono di un blu bellissimo. La particolarità di questo brand è che dice che queste lenti funzionano anche su occhi scuri, i miei, quindi non vedo l'ora di provarle. In realtà ne ho presa qualcuna pure più chiara, che non so se funzionerà benissimo sul mio tipo di occhio, ma vedremo un po'. Come colorazioni magari ve le lascio qua meglio. Ho scelto di provare delle Rococo in Photoshop Green, Triumph Grey, Encounter Green, Royalty Blue, Passion Blue. Io ho fatto un make-up veramente leggero, per farvi capire non ho nemmeno il fondotinta addosso, ho giusto un po' sistemato gli occhi, applicato un po' di blush per non vedermi proprio struccata con le lentine, ma poi se ce ne sarà qualcuno un po' particolare magari farò un make-up anche un pochino più strong. Prima di iniziare lavo benissimo le mani con un sapone neutro e le tampono con un asciugamani pulita. Ovviamente è molto importante avere le mani perfettamente pulite, ma soprattutto asciutte. In ogni pacchettino trovate le lenti, io in questo caso ho quelle blu in mano, e assieme a loro vi arriverà anche il contenitore per stoccarle in seguito. Ovviamente il tutto è perfettamente sigillato e sterile, quindi direi di cominciare. Quindi in teoria dovrei aprire. Bisogna controllare che la lente sia concava nel verso giusto e non che sia leggermente così. In quel caso vorrebbe dire che è al contrario, quindi si dovrebbe girare. Ok, per esempio questa era al contrario. Così è perfetta. Allora, in teoria non ho tanto paura per metterle, ma forse piuttosto per toglierle. Io pensavo di fare così e provare ad applicarla. Non deve essere difficile. Il mio occhio sembra così piccolo. Ehi Siri, come si applicano le lenti a contatto? 2 hours later. Riproviamoci. Quindi prendo la lente con indice, anulare, come cavolo vi viene meglio. Assicuratevi che sia leggermente asciutta. Poi quello che ho fatto in realtà, rispetto alle spiegazioni che ho trovato online, è che come non hanno funzionato è stato guardare in basso e fare così. Quindi ci riproverò, purtroppo non è molto semplice farvi vedere il passaggio. E finalmente eccole qui. Il risultato è pazzesco, mi fa super strano. Wow. Però, vi dirò. Allora, avrei preferito mettere quelle verdi, però ho preso queste. Adesso ho gli occhi leggermente rossi perché appunto le ho appena applicate, è la prima volta, eccetera. Vi faccio vedere un pochino più da vicino l'effetto della lentina, che raga, è wow. Ma vi dirò, secondo me una volta che ci prendete un attimo la mano è molto semplice. Infatti, tipo, per questo occhio ci ho impiegato mezz'ora, per questo 10 minuti. Il che va benissimo. Se mi seguite su TikTok o Instagram sicuramente proverò anche le altre. Io direi di concludere con un bel make-up. Questo è alla fine il risultato con uno smokey nero, che onestamente di solito non faccio mai perché col marrone non sta tanto bene, ma con questo colore parliamone. Io vi assicuro che in questi giorni farò un po' di pratica con le altre lenti in modo tale da essere un po' più rapida a mettere e a toglierle. Nulla, spero tanto che questo video vi sia piaciuto.
Vi ricordo che giù in descrizione trovate tutti i link, gli sconti, eccetera, il nome delle lenti, così magari potete spulciare un po' il sito. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!